Questo spazio qui è il luogo dove sono nate le prospettive. Queste lunghe prospettive di corridoi, di spazi infilati uno dietro l'altro. E io non ho fatto altro che mettere in evidenza questo, cioè mettere in evidenza la bellezza degli spazi prospettici. Moderno e antico si mescolano nella Manica Lunga, la nuova biblioteca sull'isola di San Giorgio a Venezia. Quasi un chilometro di scaffali riservati ai libri, ricavati negli spazi di un antico dormitorio benedettino del 400. La Fondazione Cini aprirà le sue porte a studiosi appassionati che dal prossimo gennaio potranno contare su un centro studi completamente rinnovato. Le nuove sale di lettura e consultazione sono state ricavate dalle vecchie celle dei monaci. Conservato il legno originale, che nel progetto dell'architetto De Lucchi convive con il ferro di scale e ballatoi. Venezia ora potrà contare su un nuovo centro culturale. L'obiettivo è ambizioso: attrarre studiosi di tutto il mondo.